avere qualche difficoltà. Deciso, convinto, determinato, un vero cobra anche in conferenza stampa. Ciro Ginestra, 14 gol all'attivo, non dispera di raggiungere quota 20. Lotito, che gli ha promesso un bonus se l'attaccante raggiungerà questo traguardo, è avvertito. Penso che ogni gol abbia valore, perché comunque per un attaccante il gol è tutto, perché lavora tutta la settimana per poter cercare di la domenica di poter festeggiare con i propri compagni. Quindi spero di poterne fare ancora altri, magari fare quello promozione, che sarebbe ancora quello più importante. Ma non è detto che non ci possa ancora arrivare, mancano ancora 6 partite, quindi ci metterò di tutto per potercela fare, ma non per il bonus, ma proprio perché magari sono a 35 gol tra l'anno scorso e quest'anno, mi piacerebbe arrivare a 40. Per l'attaccante Granata, che quest'anno si è sacrificato nel ruolo di seconda punta, quella che sta per chiudersi, resta comunque una stagione da incorniciare. Legato alla Salernitana per altri 2 anni, il Cobra spera di proseguire la sua esperienza a Salerno, sognando la B. Veramente avevo un altro anno di contratto a Sorrento e venivo dai 21 gol in campionato, avevo anche qualche, come tutti sapete, qualche cosa in Serie B, però il mio è stata una scelta perché secondo me questa è una società importante, una piazza grandiosa che magari uno sogna da bambino di poter vestire, magari giocare in uno stadio così. E questa è stata la mia scelta. Io spero di poter arrivare in Serie B, ma lo vorrei fare da protagonista. Se sono qui a fare la comparsa, sicuramente me ne andrò a casa, perché non sono fatto per magari per rubare lo stipendio, perché nella mia carriera non mi è mai successo. Io se sto qui è perché posso ancora dare tanto. Il giorno che non potrò dare più, anche se ci dovessi avere ancora il contratto, me ne andrei a casa. Ora però è il momento di tornare a vincere, di ridiventare quella squadra che macinava punti e stritolava gli avversari. È il momento decisivo del campionato. In questi giorni si è parlato anche molto nello spogliatoio di quando festeggeremo, però la cosa più importante adesso è la partita col Melfi, che secondo me è il crocevia proprio importante per questo campionato, perché se vinciamo questa partita poi col Fondi veramente potremo festeggiare. Però non dobbiamo dimenticare che il nostro obiettivo non è festeggiare la promozione, che in questo caso arriverebbe anche da secondo, ma è festeggiare il primo posto, che è la cosa più importante. Infine un messaggio a Giuffrida, il calciatore della Vigor Lamezia, che subì una testata da Ginestra a fine gara lo scorso ottobre. Per quel gesto Ginestra fu squalificato per 3 giornate e nei suoi confronti fu emesso un DASPO. Giuffrida ha chiesto anche i danni a Ginestra. Io penso che il DASPO si deve dare quando ci sono problemi di ordine pubblico. Io ho dato una testata a una persona che ho sbagliato sicuramente il gesto, perché comunque non si fa, è tanti anni che gioco, magari sono stato insultato talmente tante volte che non ci ho neanche pensato, però quella domenica ho perso la testa, perché quando si sente dire parole sui figli, sulla propria famiglia, penso che potrebbe scattare a chiunque la molla. Io ho sbagliato, non rifarei quel gesto sicuramente, ma Giuffrido lo affronterei fuori, quello sicuro. Sì, mi ha mandato qualche lettera dall'avvocato, ma i propri avvocati non rispondono, io li faccio chiamare ai miei avvocati, ma è l'unico studio di avvocati dove non rispondono dalla mattina alla sera. Forse mi aveva mandato suo padre la lettera, non l'avvocato.